FEBAF partecipa in modo attivo alla Giornata Nazionale della Previdenza. Come mai questa scelta? È una scelta che ripete quello che è avvenuto nelle passate edizioni della Giornata della Previdenza, per questa volta con la volontà di essere ancora più visibili e parte attiva dell'evento. Quindi noi non solo sosteniamo la Giornata della Previdenza, visto il rilievo che ha il tema per l'industria finanziaria, ma organizzeremo anche una sessione nell'ambito della seconda giornata dei lavori che sarà dedicata a alcune proposte, diciamo, di modifica di alcune regole che oggi rendono, diciamo, meno fluido e meno conveniente forse anche per il cittadino l'accesso alla previdenza complementare. In realtà noi vogliamo rimuovere dei vincoli che favoriscano invece la mobilità e la scelta del cittadino nel prodotto migliore per i propri bisogni. Tra l'altro si tratta di temi che sono ovviamente molto vicini alla gente. Il problema è che forse la gente tende ancora a vederli come un po' tecnici. Come si fa ad avvicinarsi il più possibile alle persone, magari inclusi i giovani, incluse le donne che a volte si disinteressano a questi temi? Bisogna fare un esercizio, diciamo, di educazione finanziaria, in questo caso di educazione previdenziale, quindi semplificare dei concetti che possono essere troppo tecnici o difficilmente accessibili e far capire, diciamo, la sostanza delle cose. Credo che sia anche molto importante nell'obiettivo di comunicazione e di informazione fare capire qual è la propria realtà anche in campo di pensionamento pubblico, cioè quindi che ognuno abbia anche in prospettiva la visibilità o la possibilità di capire a distanza di anni quale sarà la propria posizione e quindi costruirsi per tempo una posizione di copertura previdenziale integrativa. E a ragazzi che dicono tanto io la pensione non ce l'avrò mai, lei Ma risponde? io rispondo che è una posizione miope che forse dipende anche da un bisogno di informazione maggiore, da una, come dire, necessità sia per il pubblico sia per il privato di supplire a un quadro che sicuramente è carente in termini di comunicazione, può apparire carente, ma occorre invece per tempo, al di là della necessità di avere ovviamente le disponibilità finanziarie per farlo, di avvicinarsi alla previdenza.